La storia di Mazda nasce in Giappone, più precisamente a Hiroshima, sì, quella stessa città poi oggetto del bombardamento nucleare del 6 agosto del 1945. Ma la nascita di Mazda è antecedente e risale al 1920, quando produceva principalmente sughero, e venne rilevata nel 1921 da un industriale lungimirante. Dalla grande visione del futuro, il suo nome era Juiro Matsuda. Lui, ex fabbro, poi diventato imprenditore, capisce l'importanza dell'ingegneria nei tempi moderni e passa a produrre macchine utensili e poi veicoli. Il primo fu un motocarro a tre ruote, il suo nome Mazda Go, messo in vendita nel 1931, un successo clamoroso, anche tecnico, con l'arrivo di un innovativo cambio a quattro marce che ridusse i consumi di carburante del 20%. Mazda inizia proprio da qui, un destino che già aveva a che fare con l'orizzonte delle sfide. Proprio durante la Seconda Guerra Mondiale è una montagna a frapporsi tra l'esplosione della bomba nucleare e lo stabilimento Mazda situato a Fushu. E proprio da lì, dalla fabbrica che venne solo parzialmente danneggiata, ripartì la città di Hiroshima. Sì, perché lì divenne il primo punto base per i soccorsi della città. La fabbrica ripartì rapidamente con i veicoli commerciali, quelli che dopo la guerra hanno rimesso in moto il Giappone. L'auto vera, la prima, arriva invece nel 1960. Il suo nome è Mazda R360, ha stile, leggerezza e una guida coinvolgente, il tutto in meno di 3 metri di lunghezza, ha due posti e piace subito per quel motore due cilindri a V da 16 cavalli che deve spingere solo 380 kg di peso. 90 km orari la velocità massima sembrano pochi, ma è l'inizio di un'avventura che nel 1961 cambiò passo. Mazda, infatti, firmò un accordo per la licenza con la casa automobilistica tedesca NSU per sviluppare e produrre i nuovi motori rotativi Wankel, innovativi ma problematici, l'ennesima sfida, e renderli compatti e leggeri, rivoluzionari ma utilizzabili nel quotidiano era la sfida accettata da Mazda. Nel 1967 arriva la futuristica Mazda Cosmo Sport 110S, che diventa il primo modello di auto al mondo di serie dotato di motore rotativo Wankel. Sportiva lei, quanto fu affascinante la sua gemella diversa, quella luce rotary coupé, disegnata dall'italiano Giugiaro e prodotta in 1000 esemplari dal 69 al 71. Hanno dato il via ad un'intera generazione di modelli queste auto, modelli di successo fino alle cult car, la grande RX7 e poi la RX8. Nel 1984 ricordiamo il passaggio del nome da Toyo Kogyo a Mazda dopo l'alleanza con Ford. Si arriva così a quasi 1 milione di auto al mondo realizzate con motore rotativo, una tecnologia capace di imporsi nel 1991 nella difficilissima gara della 24 ore di Le Mans. L'auto era la Mazda 787B, che resta l'unica auto al mondo a primeggiare in una competizione di questo tipo utilizzando un motore privo di pistoni e non convenzionale. Tutto questo mentre Mazda abbracciava sempre più l'idea di un pensiero differente sulla tecnica e sulla meccanica, perfino sull'idea di combustione. Non a caso oggi troviamo in scia questo modo di pensare diverso il primo benzina con accensione per compressione, il suo nome è Skyactiv X. E poi inseguire l'idea di un'auto diversa, di un'auto sportiva, ma di un'auto coinvolgente, quell'idea passata per la testa a fine anni 70 del giornalista americano Bob Hall e poi finita per far innamorare anche Kenichi Yamamoto, l'allora capo del reparto ricerca e sviluppo Mazda.
L'idea del presidente e del giornalista era quella di ripensare auto mitiche, auto come la Triumph TR7, il duetto dell'Alfa Romeo o perfino la Ferrari 275 GTB, con un divertimento più largo, una facilità di guida maggiore, un'auto che avesse il vento non solo nei capelli, ma anche nelle vene. 10 anni per ragionarci e poi venne scoperta nel 1989 la prima Mazda MX-5. Da allora abbiamo assistito a ben 4 versioni di quest'auto, con ben oltre 1 milione di esemplari venduti al mondo e il record da Guinness dei primati di essere poi diventata la sportiva a 2 posti più venduta della storia. Mazda per questo lavora dal 2015 sull'evoluzione più radicale del suo codo design, introduce infatti una nuova vitalità nelle sue vetture, con effetti di colori cangianti in base all'ambiente circostante. Si studia così il movimento di ciascun riflesso sulle superfici e le sue forme ora vengono disegnate dalla luce. Il pensare diverso da parte di Mazda continua oggi come allora e accetta una sfida competitiva, quella di schierarsi nel mondo dei crossover con un segmento complicato, difficile, molto combattuto e con un'idea nuova, quella che arriva con la MX-30 e che introduce il mondo dell'elettrico.